di dare al Consiglio comunicazioni rispetto al lavoro fatto. Posso, Presidente? Sì. Sì, dopo il confronto abbiamo aggiunto un altro punto alla mozione, che è quello di implementare la complessiva riorganizzazione della rete dell'assistenza territoriale alla luce del mutato fabbisogno e al fine di integrare gli ospedali di comunità e le case di comunità nell'intera rete dei servizi territoriali. In questo modo, insomma, la mozione può essere messa a votazione con una richiesta da parte anche degli altri colleghi di un confronto in sede di Commissione Sanità per affrontare quelli che sono i temi dell'assistenza territoriale. Grazie. Allora, metto a votazione la mozione così come modificata. Ah, prego, collega Piscitelli. Allora, io ho seguito un poco la discussione e anche la correzione proposta dai lavori, caro Presidente, e volevo intervenire proprio a questo proposito, perché in settimana io sono stato a un convegno che riguardava con il Ministero della Salute, che riguardava proprio la necessità, prima ancora di parlare di ospedali di comunità, di riorganizzare innanzitutto un nuovo modello di distretto, perché ormai vecchio di 22 anni risale alla legge Bindi, caro consigliere Pellegrino, e ho apprezzato il tuo intervento perché è entrato perfettamente nel merito e nelle cose da fare che io condivido come collega consigliere, come collega medico, il tutto quanto tu hai detto. E il tuo intervento, prima ancora che il mio, è stato dirimente anche rispetto alle correzioni che si sono poste in causa. È fondamentale che il lavoro in Commissione Sanità non vada a precisare gli ospedali di comunità, se farlo prima a Pignataro o piuttosto che così, perché mi pare un discorso molto riduttivo, perché ho colto anche la dichiarazione della consigliera Ciarambino, che diceva che quando si parla di salute si ragiona anche in termini trasversali. Mi sono detto, che significa trasversale per una consigliere del Movimento 5 Stelle? Sta da una parte o sta dall'altra? Ma è un discorso che non interessa a me personalmente. Ma ho colto la necessità di ospedale di comunità quando ancora il Ministero stesso, prima ancora di proporre un nuovo modello organizzativo del distretto, mette in campo tutta una serie di difficoltà perché questo funziona, non ultimo quelle che tu hai sottolineato, che riguarda innanzitutto il personale da mettere in campo, come finanziarlo, perché chi assume la direzione amministrativa dell'ospedale di comunità, per cui tutta una serie di problematiche, mi rendo conto che è stato colto il suggerimento, ma mi aspetto che, a prescindere dagli ospedali di comunità che servono, come diceva la Ciarambino, a ridurre gli accessi nei pronti soccorsi, mi aspetto che questo Consiglio faccia una battaglia veramente su come riorganizzare con un nuovo modello il distretto sanitario. Dopodiché si possono fare tutti i discorsi, perché così non si regge, a prescindere dall'idea che deve avere come soluzione sui territori dell'ospedale di comunità. Per cui io mi aspetto, e sono d'accordo anch'io questa volta, una nuova discussione in Commissione Sanità, dove parteciperò sicuramente, esponendo anche quelle che sono le mie idee, prima ancora che di consigliere che di medico. Va bene? Per cui apprezzo la correzione e la volontà che è stata messa in campo e ne discuteremo nelle sedute successive. Grazie. Ciarambino. Grazie Presidente. La discussione, diciamo, partecipata
di quest'oggi su questo tema dice che c'è una sintonia e c'è, diciamo, unanimemente avvertita l'esigenza che questo livello di sanità, nel contesto più generale della sanità territoriale, venga implementato, perché ce n'è assoluto bisogno nella nostra regione. Nella discussione che abbiamo avuto con i colleghi, nel confronto e anche in quello che ho ascoltato, quindi diciamo trasversalmente tra maggioranza e opposizione, e ci tengo a dirlo, è che la Commissione Sanità si riappropri sempre di più del suo ruolo di luogo di confronto tra gli eletti dal popolo e coloro che poi sono chiamati ad attuare gli indirizzi, diciamo, di governo, perché questo confronto purtroppo ad oggi è molto deficitario. Quindi anche con riguardo alla programmazione della rete territoriale e alla realizzazione degli ospedali di comunità, noi abbiamo inteso inserire in questa mozione un riferimento che è un riferimento generico, ma al contempo un riferimento chiaro. Abbiamo detto: se dobbiamo realizzare ospedali e case di comunità, partiamo dai territori dove c'è una deprivazione, dove è negata l'assistenza sanitaria perché manca tutto il resto. Ma ci aspettiamo che la Giunta venga in commissione e chiederemo un'audizione sottoscritta da tanti, perché vogliamo conoscere quali sono gli indirizzi poi di programma che la Giunta adotterà nella realizzazione di questi ospedali e case di comunità. Beh, non ci sono altri interventi, io passerei alla votazione della mozione. Chi è a favore, così come modificata dalla collega Fiola, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, la mozione è approvata all'unanimità. La mozione numero 6, mi hanno richiesto di ritirarla, l'ha ritirata il presentatore. Mozione numero 7, organizzazione dei tribunali ordinari degli uffici di pubblico ministero, iniziativa a favore del ripristino del pregiudizio giudiziario di Sala Consilini. Prego. Allora, premesso che non vogliamo dare delle false illusioni in materia chiaramente di giustizia per quanto riguarda le competenze del Consiglio regionale, in quanto le competenze sull'argomento della riorganizzazione dei tribunali è certamente in capo al Governo nazionale, io ritengo che la mozione rappresenta sicuramente uno strumento idoneo per mettere in campo tutte quelle, o meglio, per mettere in campo innanzitutto una posizione chiara da parte della Regione che va nella direzione di andare ad evidenziare una profonda ingiustizia che ha avuto il territorio del Vallo di Diano, un'ingiustizia che io definirei anche vergognosa, con la chiusura del Tribunale di Lago Negro e con l'accorpamento del Tribunale cioè la chiusura del Tribunale di Sala Consilino con l'accorpamento al Tribunale di Lago Negro. Ovviamente è stato l'unico caso in Italia ad avere la chiusura di un tribunale che viene accorpato in un tribunale di una regione diversa. Va detto anche che è l'unico caso in Italia ad avere la chiusura di un tribunale che confluisce, un tribunale più grande confluisce in un tribunale più piccolo, sia per quanto riguarda la dotazione strutturale, sia per quanto riguarda le competenze territoriali. Quindi veramente l'unico caso in Italia. È inutile sottolineare anche i danni che ne derivano e le criticità che derivano dalla chiusura del Tribunale a Sala Consilina, a cominciare dallo spostamento dei professionisti e dei cittadini che per vedere riconosciuti i propri diritti o per esercitare le proprie funzioni professionali sono costretti ad andare in un'altra provincia, o meglio, sono costretti ad andare in un'altra regione. È inutile sottolineare anche il fatto che i danni provocati dalla chiusura del Tribunale di Sala Consilina sono danni anche di carattere economico, ma anche sociale e culturale. Voglio evidenziare anche un altro aspetto, che chiudere un presidio di giustizia ha rappresentato, in questo caso, anche l'aumento degli appetiti da parte delle organizzazioni mafiose, le organizzazioni criminali. Basta guardare quelle che sono le relazioni di giustizia che sono state fatte in questi mesi, in questi anni, dal momento in cui è stato chiuso il Tribunale. Abbiamo visto che il Vallo di Diano è diventato uno dei territori particolarmente attenzionato dalle organizzazioni mafiose. Ovviamente va detto, il ripristino del Tribunale determinerebbe non solo degli aspetti positivi, ristabilirebbe secondo me anche una giustizia per un territorio quale quello del Vallo di Diano, ma determinerebbe anche condizioni di maggiore garanzia per quanto riguarda il distretto della Corte di Appello di Salerno, che nel momento in cui è stato chiuso il Tribunale di Sala Consilina è stato più volte messo in discussione, quindi ridarebbe anche maggiore tranquillità e serenità in quello che sono dei presidi di giustizia all'interno dell'intera provincia di Salerno. Voglio precisare e sottolineare che il Presidente De Luca in più di una circostanza
si è dichiarato chiaramente favorevole ad una soluzione che possa ridare un presidio di giustizia nel territorio del Vallo di Diano. La mozione ha il ruolo di chiedere alla Giunta di rappresentare al Presidente del Consiglio e al Governo, che ripeto e lo risottolineo, ai quali spetta nuovamente qualsiasi tipo di decisione rispetto alla materia di giustizia, perché questo noi dobbiamo precisare questo aspetto per evitare che oggi qualcuno possa attribuire a noi le responsabilità di una scelta che non condividiamo nel modo più assoluto, ed è chiaramente più iniziative vanno in questa direzione meglio è. Allora quello che noi chiediamo alla Giunta, al Presidente della Giunta, di rappresentare e di mettere in campo tutte le iniziative possibili per fare in modo che si possa ritornare e riavere la riapertura e ridiscutere quella che è stata una decisione sbagliata e quindi arrivare alla riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Per quanto riguarda anche nell'ottica del principio del contenimento della spesa pubblica, che è stato un po' anche alla base del decreto legislativo 155 del 2012, che infatti una delle motivazioni più importanti era rappresentata dal contenimento della spesa, noi chiediamo anche che venga istituito uno specifico capitolo di spesa nel bilancio per far fronte a quelle che sono le spese di gestione e anche di manutenzione del presidio di giustizia a Sala Consilina. Grazie. Corrado Matera. Presidente, io vorrei apportare delle precisazioni sul punto, perché ho presentato nel mese di giugno una proposta di legge, è stata incardinata presso la Commissione in Consiglio regionale e oggi è stata già discussa in Commissione Affari Generali e si è avviato anche l'iter relativo alle audizioni. È un'iniziativa che mette insieme più regioni, con un distinguo però rispetto alle altre, che la Campania ha chiesto ed ottenuto delle audizioni per evidenziare un atto, a mio avviso, scellerato che è stato consumato nel 2012. Mi coglie ho l'obbligo però di ringraziare il Presidente De Luca per la disponibilità prima di presentare le proposte, la proposta di legge parlai con il Presidente, mi fu data grande disponibilità, così come ringrazio anche le forze politiche di questo Consiglio che sono state da me interessate subito e ho avuto da parte di tutti i gruppi grande disponibilità a sostenerla non solo in Consiglio regionale ma anche nelle sedi romane. Penso che sia però opportuno evidenziare al Consiglio davvero quello che è successo e quindi, anche se brevemente, vorrei partire dalla legge 148 del 2011 che si pone come obiettivo la riorganizzazione della geografia giudiziaria. Vengono fissati dei criteri, si tiene conto del territorio, dei carichi di lavoro, della produttività dei tribunali e quindi viene sancito un principio secondo il quale in ogni corte d'appello dovevano essere presenti minimo 3 tribunali. Ebbene, con un decreto legislativo, il 155 del 2012, con l'articolo 8 invece, vengono soppressi 30 tribunali in Italia, 3 in Campania, tra questi 3 viene soppresso il tribunale di Sala Consilina. Io ritengo che sia stato un atto, un errore legislativo, e anche un atto scellerato e una vergogna per chi l'ha compiuto. Perché? Perché Sala Consilina, il Tribunale di Sala Consilina viene accorpato al Lago Negro, altra regione, altra corte d'appello, creando così una vera e propria disfunzione in quella che è la giustizia. E a mio avviso ci sono anche dei profili di incostituzionalità, perché è assurdo che un cittadino di Sala Consilina possa difendersi per il penale e il civile al Lago Negro o a Potenza, deve difendersi per l'amministrativo, il tributario nella provincia di Salerno e addirittura per il Tribunale delle Imprese in Puglia. Per cui io penso che sia davvero una disfunzione, un atto grave quello che è successo, davvero unico in Italia. Devo però anche evidenziare che in spregio alla normativa non si vanno a considerare quelli che erano i criteri fissati
che vengono poi riportati chiaramente anche negli atti parlamentari. Il carico di lavoro, il 70-75% del carico di lavoro del Tribunale di Lago Negro proviene dal Vallo di Diano. All'epoca dei fatti il Tribunale di Sala Consilina era tra i primi 10 tribunali d'Italia che veniva valutato positivamente sulla produttività. E ancora il processo telematico che nasce a Sala Consilina ed fu il primo tribunale d'Italia. Il contenimento della spesa è un assurdo, perché sono state tante le spese che sono state affrontate per il ripristino di Sala Consilina, di Lago Negro, ed ancora oggi, se andiamo a valutare quelli che sono gli effettivi costi, le spese, ci rendiamo conto che questo tribunale di Lago Negro costa molto di più di quello che era di Sala Consilina. Una struttura che sicuramente non era idonea, assolutamente non idonea, più piccola, messa male rispetto a Sala Consilina, che invece era un tribunale nuovo. Delle difficoltà economiche che si evidenziano sul territorio, ma la parte più rilevante, però, la parte più grave, è che il Vallo di Diano è stato individuato anche da recenti relazioni della Direzione Distrettuale Antimafia come il punto di riferimento della malavita, il momento d'incontro tra la camorra, la 'ndrangheta e la mafia pugliese. Allora noi cosa abbiamo fatto? Con questa proposta di legge abbiamo avviato l'iter delle audizioni e andremo a dimostrare, su tutto quello che vi ho detto, sui vari aspetti, il grave errore che è stato fatto dal punto di vista legislativo. Chiediamo al Parlamento e al Governo l'abrogazione dell'articolo 8 che ha determinato la soppressione e l'inserimento, eventualmente, se si dovesse continuare a parlare del contenimento della spesa, che agli atti non esiste, perché voglio dire non si è contenuta assolutamente la spesa con questo atto, in questo caso l'approvazione di un articolo 8 bis che impegna la Regione a sostenere i costi. Solo per precisare il tutto, nel caso di Sala Consilina, il Tribunale di proprietà del Comune di Sala, per cui i costi sarebbero di 100.000 euro soltanto per le spese di vigilanza e di custodia, perché il resto invece, come è previsto dalla norma, è a carico dello Stato. Allora io penso su questo, non è una battaglia assolutamente non è una battaglia di parte, è una battaglia di tutti, andremo avanti di comune accordo con le altre regioni, ma con un distinguo chiaro che sarà rappresentato nelle opportune sedi, perché io penso che si sia davvero trattato di uno scandalo quello che è successo, per cui io parto dall'idea che se esiste uno Stato, esiste una giustizia e sarà affrontata, così come pare, la riforma della geografia giudiziaria, necessariamente bisogna partire da questo caso, cioè da Sala Consilina, e quindi ripristinare un presidio di giustizia che è fondamentale per un territorio che ormai è allo sbando. Grazie. Cammarano. Allora, colleghi, buongiorno. La mozione in oggetto è un segnale chiaro che questo Consiglio lancia in favore delle aree interne. La politica dei tagli, dell'efficienza, dei risparmi ha prodotto nei nostri territori periferici, montani e rurali un deserto sociale, dove i cittadini sono abbandonati a loro stessi. Potrei partire dalla sanità per continuare con l'istruzione e con decine di altri servizi. Accentrare i servizi nelle città, perché lì ci sono più persone, è il fallimento della politica. Creare cittadini di serie A e di serie B sulla base della residenza è il fardello che ereditiamo da un modello di sviluppo che identifica progresso e prosperità solo nelle aree urbane. La chiusura del Tribunale di Sala Consilina, comune nell'area interna del Vallo di Diano, è stato un perfetto esempio di questo perverso modello. La nuova geografia giudiziaria, inaugurata nel 2012, infatti, tagliava sedi e presidi in ragione del contenimento dei costi, senza considerare che da quel giorno un cittadino campano sarebbe dovuto andare in un'altra regione per incontrare un giudice o assistere a un procedimento. Sappiamo che è un problema diffuso su tutto il territorio nazionale, risolvibile unicamente con un intervento legislativo radicale e definitivo che spetta in primo luogo al Parlamento. Ricordo a questo proposito il lavoro contenuto nelle proposte delle leggi dei parlamentari campani, la senatrice Gaudiano e la deputata Albilotti, per rivedere i criteri di riorganizzazione dei servizi giudiziari territoriali in favore delle aree più disagiate e territorialmente complesse. Così come meritevole di attenzione il testo già in discussione alla Camera presentato dal collega Matera,
che sollecita il ripristino dei tribunali soppresse. Questa mozione, dunque, impegna la Giunta a tenere viva a Roma una vertenza che non è solo di organizzazione giudiziaria di un territorio a forte rischio di attività illecite legate soprattutto ai reati ambientali, ma rappresenta un cambio di paradigma rispetto a un diritto di cittadinanza da riconoscere indipendentemente da dove viviamo. Spero vivamente che quest'atto sia solo il primo di questo Consiglio nella direzione di ricompensare i cittadini delle aree interne su quanto negato negli ultimi decenni. Grazie. No, prego, prego. Solo un'aggiunta a quello, cioè ringraziare i colleghi che hanno firmato in modo trasversale la mozione, quindi volevo esprimere appunto il mio ringraziamento. Benissimo, credo che sono intervenuti tutti. Prego. No, io senza, salve, innanzitutto, senza entrare nel merito della questione di Sala Consilina e Lago Nero, volevo specificare e informare i colleghi che proprio perché si era avuto il sentore che fosse giusto intervenire sulla giustizia di prossimità, da ieri è presente sul BURC un avviso pubblico proprio di sostegno alla giustizia di prossimità, in particolare per i comuni che hanno al loro interno la sede del giudice di pace, e quindi sicuramente è un sostegno in più di cui potranno avvalersi anche questi due comuni insieme a tutti gli altri comuni della regione Campania. Grazie. Grazie. Allora, chi ha... Prego, Matera. Mi sembra che non è stato indicato che esiste una proposta di legge, mi sembra. Cioè, soltanto se si precisa. Perché voglio dire... Sono due cose diverse, Matera. Sono due cose diverse. Passiamo alla votazione. Chi è a favore... Chi ha contro, chi si astiene, la mozione è approvata all'unanimità. Passiamo al punto 8 dell'ordine del giorno, relativo alla discussione della mozione avente oggetto istituzione dei servizi delle professioni sanitarie negli enti del Servizio Sanitario Regionale, piano del fabbisogno del personale degli enti del Servizio Sanitario, individuazione fabbisogno dirigenti professioni sanitarie. A firma della consigliera Valeria Ciarambino. Registro generale 87. Prego, consigliere Ciarambino. Grazie, Presidente. Questa è una mozione a cui tengo molto, di cui abbiamo anche discusso in un'apposita audizione convocata in Commissione Sanità. Cerco di illustrarla. A oltre 20 anni dalla sua istituzione, la Campania è l'unica regione in Italia a non aver dato ancora attuazione alla legge 251 del 2000, che sancisce l'autonomia delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecnico-sanitarie della riabilitazione e della prevenzione, definendone proprie gerarchie e dirigenze. Devo dire che la Regione Campania fu tra le primissime regioni a recepire la legge nel 2001, ma nonostante due successivi decreti commissariali del 2008 e del 2013 che ribadivano l'obbligo per i direttori generali di istituire i servizi delle professioni infermieristiche, ostetriche e tecnico-sanitaria, ad oggi, dopo 20 anni, questa disposizione risulta ancora ampiamente disattesa. Eppure parliamo di professionisti che, specie negli ultimi anni, hanno conseguito alti livelli di formazione universitaria e post-universitaria, competenze specialistiche e manageriali, che in altre regioni ricevono incarichi apicali negli enti del sistema sanitario regionale e nelle università, ma che in Campania continuano a essere considerati alla stregua di assistenti dei medici, spesso diretti o coordinati da figure sprovviste di specifiche competenze. La questione, come vi dicevo, è stata dibattuta con i presidenti degli ordini professionali di tutte le professioni sanitarie in Commissione Sanità, e in quella sede tutti i commissari hanno ascoltato e condiviso le ragioni esposte dai professionisti convocati in audizione, professionisti che aspettano da troppo tempo che la politica tutta traduca in fatti concreti il riconoscimento e la gratitudine che hanno loro pubblicamente tributato nel periodo più critico della storia del nostro sistema sanitario regionale. Con questa mozione noi chiediamo che tutto il Consiglio regionale impegni la Giunta ad agire presso tutte le ASL e le aziende ospedaliere e universitarie regionali con atti perentori affinché siano istituiti ovunque i servizi delle professioni in applicazione di una legge nazionale che a distanza di 20 anni, lo ripeto, solo in Campania è disattesa. Chiediamo inoltre che tutti i piani del fabbisogno del personale contemplino, nell'ambito della dirigenza sanitaria, le necessarie figure di dirigenti delle professioni sanitarie in numero adeguato e coerente all'organizzazione aziendale.
Ci tengo a dire che questa non è una mozione finalizzata a dare incarichi apicali agli infermieri piuttosto che alle ostetriche, ma ha sempre come finalità il miglioramento dell'organizzazione sanitaria e quindi dell'assistenza sanitaria, quindi incremento della qualità e dell'umanizzazione dell'assistenza sia nelle degenze che nel territorio, e al contempo anche il giusto riconoscimento da dare a questi professionisti la cui competenza è riconosciuta da tutti i cittadini. Grazie. Nessuno vuole intervenire? Non vedo prenotazioni, quindi passiamo alla votazione della mozione. Chi è a favore, chi è contro, chi si astiene? La mozione è approvata all'unanimità. Punto 9 l'ordine del giorno, relativo alla discussione della mozione avente oggetto incendi di industrie e depositi di materiale plastico, a firma di Francesco Emilio Borrelli, registro generale 99/4. Prego, consigliere Borrelli. Sì, grazie Presidente. Questa mozione è stata frutto anche di una lunga discussione che ho avuto col Presidente della Giunta regionale e con l'assessore Bonavitacola. Faccio presente che gli incendi di cui stiamo parlando non sono incendi o episodi avvenuti all'interno di strutture che sono controllate o monitorate dalla Regione Campania, ma il numero impressionante di incendi che c'è stato ci spinge a verificare la possibilità, soprattutto con le normative nazionali, di poter intervenire. Con un confronto che ho avuto sia col Presidente della Giunta regionale sia col Vicepresidente Bonavitacola abbiamo ragionato, e io anche sto cercando di contribuire, nella possibilità di realizzare un dossier per avere un quadro completo e eventualmente proporre delle modifiche anche normative sugli interventi. Mi spiego meglio. Le autorizzazioni, per esempio, dell'ultimo incendio gravissimo che abbiamo avuto nell'incendio in provincia di Benevento, sostanzialmente dipendeva quasi esclusivamente sia i permessi sia i monitoraggi dalla prefettura e dalla provincia del Beneventano. La Regione Campania l'unica cosa che poteva e che ovviamente gli compete era la verifica delle emissioni e il controllo successivo da parte dell'ARPAC. Questo però che cosa ci sta facendo preoccupare? Qual è l'elemento che ci sta facendo preoccupare? Che il numero impressionante di questi capannoni industriali e non bruciano in continuazione, e sorge un sospetto, che ovviamente per ora è un sospetto, la magistratura ci farà capire, ma sostanzialmente quello che emerge è che avvengono in una continuazione e in un numero molto, come dire, costante, continuo, non sono episodi unici, e tu dici, vabbè, può essere un incidente. Due, che dobbiamo capire, e vogliamo capire se queste aziende che hanno avuto questi roghi all'interno dei loro capannoni abbiano avuto accesso a finanziamenti regionali successivi, B, se abbiano avuto dei rimborsi o avevano assicurazioni, C, se queste stesse aziende hanno poi provveduto loro o è stata spesa, ad esempio, della pubblica amministrazione la bonifica dei siti. Ogni rogo di questo tipo non danneggia soltanto l'azienda, che ovviamente se in buona fede ne subirà un danno e ne subiranno un danno anche i lavoratori, ma l'intero territorio. Non a caso l'ultimo rogo, le polveri sono arrivate fino a Procida a causa di un sistema di venti. E quindi qual è la proposta? È di chiedere all'assessore regionale all'ambiente di verificare, ovviamente nelle more della possibilità e degli strumenti che abbiamo a disposizione, di realizzare una sorta di report con la nostra struttura per cercare di avere un quadro non solo dei potenziali inquinamenti che ci sono stati su questi settori, ma soprattutto se ci sta, rispetto non solo alle competenze nazionali ma anche alle competenze regionali, ma soprattutto a quelle nazionali, la possibilità di proporre anche come Consiglio regionale delle modifiche normative che permettano alla Regione Campania, ad esempio, di fare interventi e controlli più cogenti. Grazie. Prego, Ciarambino. Presidente, questo è un tema che non può non vedere la massima attenzione e il massimo coinvolgimento di tutti, perché riguarda la salute, la sopravvivenza stessa nella nostra terra.
all'interno del documento di economia e finanza regionale che dopo discuteremo, anche noi abbiamo affrontato nella nostra relazione di minoranza questo tema. E a seguito del confronto con anche ulteriori istituzioni coinvolte, penso alla Polizia Metropolitana che si occupa della sorveglianza ambientale sul territorio, noi riteniamo che la Regione Campania possa farsi parte attiva nell'intraprendere una serie di azioni che coinvolgano anche gli altri livelli istituzionali, perché i Vigili del Fuoco, perché venga avviato un grande piano di monitoraggio in situ, perché sulla carta molte di queste aziende, quindi sia siti industriali che maneggiano materiali potenzialmente pericolosi se incendiati, sia nei siti di stoccaggio di rifiuti, in molti casi si evidenzia che sulla carta gli impianti antincendi sono funzionanti e che poi invece non lo sono operativamente. Quindi sarebbe il caso, più che di guardare che le carte stessero a posto, di immaginare un piano di controlli in situ nei siti individuati appunto come potenzialmente pericolosi che coinvolgesse i Vigili del Fuoco. E in questo la Regione Campania potrebbe appunto spingere perché si possa definire questo piano. Ovviamente sono d'accordo con quanto proposto dal Presidente Borrelli, considerato che abito non più di 3-4 chilometri in linea d'aria da quanto è successo ad Airola. Ovviamente la popolazione è molto preoccupata anche delle fasi successive, perché allarmismi o non, qualcuno ha avanzato idee che possono essere molto catastrofico, per cui veramente prego il vicepresidente Bonavitacola di fare in modo che la Regione Campania si renda interprete di chiarimenti continui e di come sono i risultati del monitoraggio effettuato sui territori. Non fosse altro, è importante non solo dal punto di vista della prevenzione della salute della popolazione che è proprio a ridosso di questa comunità, ma anche per tranquillizzare, credo, la gente che ne sente di tutti i colori. Grazie Presidente. Ecco, volevo anch'io associarmi a quanto detto dai colleghi su un tema così sensibile in questo momento storico. Tanti negli ultimi tempi sono stati i roghi che hanno coinvolto soprattutto anche nella mia area, nell'area Nolana, nell'area zona industriale, che hanno prodotto devastazioni ambientali importanti, in certo qual senso mettendo seriamente a rischio la vita e l'incolumità di tanti giovani. L'ultimo incendio si è verificato in prossimità di una scuola ed era proprio legato ad un'azienda. Quindi naturalmente i controlli e il piano di sicurezza ed eventuali evacuazioni, educare anche un sistema di protezione civile a supporto di eventuali episodi che naturalmente, come diceva il collega Borrelli, non sono solo ed esclusivamente indotti, ma in alcuni casi anche perché magari gli impianti sono obsoleti, perché ci sono dei cortocircuiti e quindi avviene la catastrofe, avviene il disastro. Naturalmente un monitoraggio su un tema così importante da parte degli organi istituzionali, da parte della polizia, in particolar modo c'è anche la Polizia Metropolitana, in questo caso potrebbe essere impegnata affinché ci siano dei controlli in materia ambientale, controlli di questi siti, affinché si scongiurano momenti così difficili e drammatici. Quindi anche da parte nostra c'è, come Italia Viva, una grande sensibilità, un grande accoglimento di questo tema. Sì, non ci sono più interventi, pongo all'ordine del giorno alla votazione la mozione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità la mozione è approvata. Passiamo al punto 10 dell'ordine del giorno. Modifica il regolamento regionale numero 11 del 29/10/2019, nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di regolazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. A firma del consigliere Casillo, registro generale 96. Concede la parola a Casillo. Prego Casillo. Grazie della parola. Faccio una premessa, il titolo della mozione forse è un po' improprio, perché parlando con i colleghi noi non chiediamo una modifica della legge regionale. Con questa mozione io chiedo semplicemente di
un contema, ne ho parlato prima con l'assessore Discepolo, che riguarda una questione di carattere sociale. Abbiamo, diciamo, molti alloggi di edilizia pubblica, sia di proprietà dei comuni sia di proprietà nostra, quindi parlo dell'ACER, dove ci sono tante famiglie che hanno regolarmente presentato, alcune addirittura da diverse decine di anni, istanze di regolarizzazione ai sensi delle varie norme che prevedevano la regolarizzazione dell'occupazione degli immobili, e a causa dell'inerzia delle pubbliche amministrazioni, dei comuni e a causa dell'inerzia dell'ACER, queste persone oggi si trovano in condizioni in cui l'istanza di regolarizzazione è ancora pendente, quindi non è stata mai esitata, e dall'altra parte, per altre norme sopraggiunte, dove per prevenire il fenomeno che esiste e che, diciamo, è assolutamente da condannare, delle occupazioni abusive, queste famiglie non hanno mai avuto, diciamo, ultimamente gli viene negata anche la residenza. Questo cosa comporta dai fini pratici? Ai fini pratici gli comporta che queste persone non hanno diritto di accedere ai servizi primari e ai servizi essenziali. Penso a poter avere un medico di base o poter avere un pediatra di base o altri servizi similari, come ad esempio il reddito di cittadinanza. Per cui io con questa mozione pongo il tema all'attenzione della Giunta per far sì che si possa istituire un tavolo regionale, ma anche un tavolo di carattere, diciamo, nazionale, che possa risolvere e venire incontro alle esigenze delle famiglie che hanno, ripeto, regolarmente presentato la loro istanza di regolarizzazione e che oggi gli si viene negata la residenza e quindi non possono avere accesso ai servizi essenziali. Questa è la mozione, ripeto, il titolo è sbagliato perché non chiediamo la modifica del regolamento regionale, perché non è una competenza di carattere regionale, ma con questa mozione noi poniamo il tema alla Giunta per poter far sì che si possa affrontare e si possa vedere di risolvere questa questione che veramente ha un carattere sociale importante. Grazie. Marco Nonno. Sì, Presidente, volevo soltanto aggiungere, se il collega Casillo me lo permetteva, non di residenza provvisoria, ma di prossimità. Perché mentre il Comune di Napoli le rilascia, mettendo in condizione questi cittadini che attendono da parecchio tempo la regolarizzazione e la residenza, l'ACER questo non lo fa. Quindi dovremmo correggere con la parola provvisoria in residenza di prossimità, che è una escamotage che ha trovato il Comune di Napoli proprio per andare incontro alle lentezze burocratiche dovute alla pubblica amministrazione che dovrebbe esaminare. C'è questo escamotaggio che abbiamo fatto da anni ormai al Consiglio Comunale di Napoli, che ha fatto l'amministrazione comunale, che proprio di fronte ai cittadini che non avevano ancora visto completato l'iter dell'assegnazione dell'alloggio in seguito di una voltura, chiedevano quella che era definita la residenza di prossimità. Il Comune la concedeva in attesa poi della definizione. Quindi soltanto correggere con provvisoria in prossimità. Grazie. Ci sono altri interventi? Il presentatore è d'accordo a questa modifica di Nonno? Allora pongo a votazione la mozione Casillo così come emendata da Nonno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La mozione è approvata all'unanimità. Consigliere, lei stava fuori, se vuole seguire i lavori sta seduto. Prego. Questelle, la mozione è approvata. Mozione numero 11, estensione del servizio di alta velocità alla stazione di Aversa, firma del consigliere Aversano, registro generale 57. Prego, consigliere Aversano. Grazie, Presidente. I pendolari dell'Agro Aversano, che ricordo rappresenta un comprensorio di circa 315.000 abitanti suddiviso in 20 comuni, chiedono di poter usufruire del servizio di alta velocità. Si pensi che la stazione dell'alta velocità di Afragola, che è quella lì più prossima al comune di Aversa, è distante circa 30 minuti di auto. Da informazioni prese con RFI, che è il gestore del servizio della rete, è confermato da un punto di vista tecnico le condizioni infrastrutturali esistenti sono compatibili con un eventuale itinerario Napoli Centrale Aversa Roma via linea alta velocità attraverso l'interconnessione del bivio Gricignano. Su tratte analoghe è stato già istituito un servizio di alta velocità, che è quello di Cassino-Frosinone,
e anche le città di Caserta e Benevento hanno potuto usufruire di questo servizio. Con la mozione oggi in discussione si intende impegnare la Giunta, la Regione Campania, nell'ambito delle attività di programmazione in materia di trasporti, a promuovere ogni attività necessaria per l'attivazione del servizio di alta velocità sulle tratte dirette a Roma con transito dalla stazione di Aversa, anche mediante stipula di specifici accordi o atti interrogativi con le società che gestiscono i servizi dell'alta velocità, che sarebbero Trenitalia e Italo, e con la società di gestione RFI, garantendo almeno una o due tratte giornaliere in partenza e in arrivo dalla stazione di Aversa. Grazie. Non ci sono colleghi che vogliono intervenire, quindi passa la votazione. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, la mozione è approvata all'unanimità. Passiamo al punto 12 all'ordine del giorno, istituzione della giornata celebrativa delle radio libere 1976, 45 anni di libertà d'antenna. La parola al collega Tommaso Pellegrini che ha proposto la mozione. Grazie Presidente. Le radio libere hanno rappresentato sicuramente un ruolo importante, un ruolo anche, se vogliamo, di rivolta importante nel nostro contesto sociale italiano. Ricordiamo le rivolte del mondo studentesco, ricordiamo il ruolo importante anche nelle lotte alla mafia rappresentato proprio dalle radio libere in Italia. E in particolare c'è una data, quella del 28 luglio del 1976, con una rivoluzionaria sentenza della Corte Costituzionale, la numero 202, che ha ridato praticamente voce, ha fatto uscire dalla clandestinità le radio libere in Italia. E proprio perché, devo dire, anche la Regione Campania è stata tra le regioni che si è attivata per prima nei nostri territori con un movimento spontaneo, anche dove sono diversi comuni, circa 20 comuni, dove sono stati dedicati e intitolate delle piazze proprio dedicate alle radio libere, proprio perché c'è un'attività anche giovanile del mondo delle radio che continua a essere attiva e viva sul nostro territorio. Con questa mozione vogliamo proprio riconoscere e celebrare appunto questo momento delle radio libere come un momento importante di lotta per la conquista dei diritti sociali e soprattutto per affermare anche quella libertà di pensiero che c'è attraverso le radio libere. E in particolare ci fa piacere anche che con il Consiglio regionale si possa individuare nella data proprio del 28 luglio, cioè la data che coincide con la storica e rivoluzionaria sentenza, si possa individuare quella data proprio per la data simbolo per le radio libere campane, in modo tale da poter attivare anche una serie di iniziative, di attività che possono ricordare quei momenti appunto di lotta sociale, di impegno sociale più che di lotta, ma che dei momenti che hanno rappresentato nella storia del nostro paese certamente uno dei momenti significativi e forti. Grazie. Marco Nonno ha rinunciato. Non ci sono altri interventi. Prego Borrelli, chieda la parola elettronicamente. Sì, volevo complimentarmi con il consigliere Pellegrino perché ritengo che sia una mozione, lo dico anche da giornalista professionista e da persona che ha sempre collaborato e lavorato anche con le radio libere del nostro territorio, sono anche uno strumento che molto spesso è servito alle pubbliche amministrazioni per entrare in contatto con i cittadini, per avere notizie importanti o immediate e per formare anche classi di giornalisti che poi sono diventati noti a livello nazionale e internazionale. Quindi ritengo che la proposta sia assolutamente positiva e da sostenere. Beh, non ci sono altri interventi, pongo a votazione la mozione. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, la mozione è approvata all'unanimità. Passiamo all'ultima mozione all'ordine del giorno, mercato ortofrutticolo di Giuliano in Campania, registro 33. La parola al consigliere Cirillo. Cirillo, prego. Presidente, la questione riguarda il MOG, che è Mercato Ortofrutticolo Generale di Giugliano, centro agroalimentare più grande della Campania, secondo solo a quello di Milano con un'estensione di 200.000 metri quadrati, di 47.000 coperti. La struttura, proprietà comunale, vive da anni a situazione di progressivo declino causata dalla più generale crisi del comparto agricolo
aggravata l'impatto nefasto dell'emergenza terra dei fuochi sulle colture locali, dapprima note per l'alta qualità e atipicità delle produzioni. Il programma PORFES 2007-2013 per le città medie stanzia un primo intervento di sistemazione e adeguamento dell'impianto elettrico del MOG. Successivamente il documento di orientamento strategico DOS relativo al programma integrato città sostenibile PIX del PORFES Campania 2014-2020 ha previsto stanziamento di 1.500.000 euro, circa il 10% dei finanziamenti complessivi ottenuti dall'ente comunale di Giugliano per un progetto di qualificazione dell'area, che era funzionale a trasformarla in un'area polifunzionale dove accanto alla tradizionale commercializzazione dei prodotti della terra ci possono essere spazi destinati a eventi, fiere, mostre, momenti della promozione culturale, delle produzioni enogastronomiche, attività formative legate alla filiera agroalimentare. Tuttavia, lo stato della struttura fa sì che sia complesso oggi procedere all'implementazione anche di questo, così come prefigurato all'ente comunale come centro polifunzionale, il che potrebbe rendere necessario lo stanziamento di ulteriori risorse nell'ambito dell'incombente programmazione europea in continuità con i due cicli precedenti. La ristrettezza di risorse non ha consentito quindi di ampliare il progetto ulteriore intervento, quella creazione di un parco fotovoltaico sull'area di inserimento del MOG, ipotesi che pure è stata avanzata nell'ambito delle precedenti programmazioni comunitarie. La Regione Campania ha mostrato un interesse forte verso la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari campane, con la previsione della legge di stabilità regionale del 2020 di un primo stanziamento di risorse in favore dei comuni, funzionale all'istituzione di uno o più poli per la valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea, in particolare mediante diffusione della conoscenza di produzione delle tradizioni agroalimentari locali. Il PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri nel 2021, nel contesto di interventi strutturali connessi alla transizione ecologica, ha delineato specifici contributi per lo sviluppo delle energie rinnovabili, a partire proprio dai parchi eolici e fotovoltaici. Al che la mozione oggi vuole sottoporre questo tema importante per un territorio come Giugliano, un'eccellenza che ha questo territorio e che potrebbe chiaramente far sì che ci sia una riqualificazione dell'intero comparto, sia dal punto di vista del settore turistico, sia dal punto di vista del settore agroalimentare, sia dal punto di vista anche delle energie ambientali rinnovate. Al che noi chiediamo alla Giunta regionale di impegnarsi, per quanto di sua competenza, in elaborazione dei progetti per definire il rilancio dell'area mercatale di Giugliano, quale polo di eccellenza del settore agroalimentare e energia rinnovabile a rilevanza regionale, da finanziare risorse appositamente previste al PNRR e dal nuovo ciclo di programmazione comunitaria, nonché mediante lo stanziamento di risorse regionali in coerenza con le attuali previsioni di bilancio. Grazie. Porcelli, prego Porcelli. Sì, Presidente, molto rapidamente, innanzitutto per annunciare il sostegno alla mozione, immagino che sia una mozione che non può non essere sostenuta, evidentemente però anche per fare una precisazione, cioè affinché noi possiamo svolgere appieno il nostro ruolo, il nostro compito e quindi dare una mano ai territori, dobbiamo anche augurarci, e questo è il caso di questa struttura perché per troppo tempo si è protratta la situazione di agonia della struttura stessa, che poi l'amministrazione comunale sia ricettiva rispetto ad un impegno così importante e così, di valorizzazione per l'intera comunità giuglianese, perché il mercato ortofrutticolo di Giugliano non rappresenta un momento di valorizzazione soltanto per la città di Giugliano, ma per l'intera zona, quindi l'intera area giuglianese. Per cui va bene la mozione, sicuramente bisogna far appello alla Giunta affinché faccia tutti gli sforzi di questo mondo per tenere conto che è una struttura, quella lì, che può dare lustro ad un'intera comunità di circa 500.000 abitanti, ma facciamo appello stamattina affinché anche l'attuale amministrazione, come quando prima, interagisca con la Giunta regionale, proponga progetti di valorizzazione dell'area più complessivamente affinché si faccia un lavoro sinergico e di squadra. Grazie. Benissimo, non ci sono altri interventi. Pongo a votazione la mozione. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, la mozione è approvata all'unanimità. Passiamo adesso agli ordini del giorno. C'è l'ordine del giorno del collega Pellegrino, che l'altra volta abbiamo rinviato. Prego, collega Pellegrini, se lo sintetizzi. Sì, grazie Presidente, rapidamente, perché appunto è stato già rinviato l'altra volta. Ma il 18 giugno del 2001 c'è stato, presso la base militare in Lettonia di Adazi, alla presenza di numerose autorità nazionali e internazionali, la cerimonia di passaggio di consegne tra i contingenti militari italiani che si alternano nella condotta dell'importante missione della NATO denominata Baltic Guardian. Ad assumere la responsabilità è stata una parte importante, significativa, della brigata bersagliere Garibaldi,
comandata dal colonnello Giovanni Graziani. Ovviamente non può non passare inosservata il legame con la regione Campania dei nostri militari schierati in Lettonia ed il rapporto di radicamento che la Brigata Garibaldi da sempre intesse con il nostro territorio, se non peraltro per ragioni di dislocazioni prettamente territoriali per quanto riguarda il suo personale. L'ordine del giorno vuole esprimere il supporto e il plauso innanzitutto al tenente colonnello Giovanni Graziano e al contingente che è posto alle sue dipendenze per il delicato quanto gravoso impegno che in questi mesi stanno fronteggiando i nostri militari in Lettonia. Grazie. Collega Pellegrino, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, all'unanimità l'ordine del giorno è approvato. C'è l'ordine del giorno firmato da tutti i capigruppo che... Prego. Grazie. Allora, Presidente, noi abbiamo depositato, io e il consigliere Ciampi, a inizio seduta, prima dell'inizio della seduta, una richiesta di trattazione in via d'urgenza di una questione che riguarda il blocco delle prestazioni sanitarie in convenzione. Io, se lei mi consente, credo che più urgente di questo non ci sia nulla di cui si possa discutere e peraltro so che c'è una sensibilità in questo senso da parte di molti colleghi, perché noi ci ritroviamo nuovamente nel blocco delle prestazioni. Cioè novembre e dicembre in questa regione non ci si potrà curare, non si potranno fare analisi e questo riguarda anche i pazienti oncologici. Vi voglio leggere brevemente una mail che ho ricevuto da un signore, si chiama Domenico, che mi dice che è stato operato di melanoma 4 volte e il melanoma è arrivato a interessare l'encefalo. Mi dice che si sottopone all'immunoterapia tutti i mesi, è stato oggetto di 3 sedute di radioterapia, ogni 3 mesi deve fare un attacco dal collo allo stomaco, ogni 4 mesi una risonanza di controllo per le metastasi al cervello. Oggi dovrà pagare 600 euro per esami di controllo. Allora, io non credo che noi possiamo restare in silenzio come Consiglio regionale, al di là delle parti politiche, rispetto a questa situazione che non è accettabile. A ciò si aggiunga che ho saputo che c'è stato un incontro in Regione dove, anziché provare a risolvere questa questione, lo sapete, a luglio è stata approvata una mia mozione, se no le prestazioni si sarebbero fermate a luglio, la Regione intende incrementare le tariffe ai centri di riabilitazione per pagare le prestazioni già rese, cioè investiamo dei fondi regionali invece che per aumentare l'assistenza e il tempo dell'assistenza per incrementare i guadagni dei centri convenzionati. È un paradosso? E allora io chiedo che oggi possiamo discutere insieme, mi dispiace che non ci sia l'assessore competente, almeno l'assessore al bilancio, perché non possiamo girarci dall'altra parte quando nella nostra Regione oggi di fatto è negata l'assistenza perché negli ospedali con le liste d'attesa che ci sono non entri, negli ambulatori non entri, quindi o paghi oppure devi aspettare, ma in alcuni casi aspettare significa mettere a rischio la propria vita. Grazie Presidente. Collega Ciarampino, lei chiede di discutere questa vicenda, non c'è l'assessore a ramo, lo dice lei stesso, non so noi che efficacia possiamo avere con una discussione se non c'è confronto con l'amministrazione. Io chiedo pertanto, lei adesso lo sottopone, l'ha sottoposta come necessità, che tutti quanti abbiamo questa, apprezziamo lo spirito, speriamo che nel pomeriggio ci sia l'assessore che si occupa delle vicende del bilancio legate alla sanità e ne parleremo nel pomeriggio. Adesso do la parola alla collega Araia che sintetizza l'ordine del giorno rispetto alla vertenza Whirlpool. Prego collega Araia. Grazie Presidente, questo ordine del giorno che viene fuori a seguito della riunione che abbiamo tenuto presso la Presidenza del Consiglio regionale, per la quale riunione ringrazio lei e tutto il Consiglio per la sottoscrizione di questo ordine del giorno, riguarda l'annosa questione Whirlpool. Proverò a leggerlo velocemente, però è necessario leggerlo nella sua interezza perché dobbiamo ricordare qual è la storia di questa vertenza. Nel novembre 2018 la Whirlpool ha siglato un accordo ministeriale con cui si impegnava a rilanciare il sito di Napoli investendo 17 milioni di euro al fine di concentrare la produzione di lavatrici a carica frontale alta gamma, spostando le produzioni dei marchi Indesit da Comunanza a Napoli, che sarebbe così diventato l'unico sito di produzione di lavatrici top di gamma per la regione EMEA, Europa, Medio Oriente e Africa, e anche per mercati americani, con l'impegno di non chiudere i siti fino al dicembre 2021. In data 31 maggio 2019, la stessa Whirlpool comunicava, con motivazioni palesemente infondate,
di non poter rispettare tali accordi, in virtù dei quali aveva ottenuto ammortizzatori sociali per tutto il gruppo, superando le limitazioni previste dal Jobs Act, adducendo un contesto di difficoltà del settore e del gruppo. Successivamente è stata proposta la cessione del ramo di azienda ex articolo 47 della legge 428 del 1990 ad una società PRS produttrice di container e refrigerazione passiva, ipotesi poi sfumata senza nessun confronto istituzionale tra le parti. Considerato che nel marzo 2020 la Whirlpool chiedeva, a fronte di un'impennata del mercato degli elettrodomestici, di produrre a regime pieno, con autorizzazione del prefetto, in tutti gli stabilimenti, compreso il sito di Napoli, ritenendo strategico l'apporto anche delle produzioni di Napoli per le proprie linee di vendita, nonostante confermasse la volontà di chiudere il sito, e ad ottobre 2020 Whirlpool via SMS comunicava ai lavoratori di cessare la produzione. A fronte di una forte ripresa del mercato in tutto il settore, nello stesso periodo Electrolux, che produce in Italia, aumentava gli investimenti e siglava accordi di crescita azzerando la cassa integrazione. Successivamente Whirlpool ha realizzato la piena saturazione di tutti gli stabilimenti, anche mediante l'utilizzo di centinaia di lavoratori interinali, con un picco di quasi 1000 unità nel periodo di maggiore produzione. Contestualmente, alla luce del mutato scenario geopolitico, Whirlpool decise di vendere gli stabilimenti di produzione di lavatrici in Cina e Turchia, concedendo alle società acquirenti di vendere lavatrici come terzisti. In queste settimane Whirlpool dovrà assegnare negli stabilimenti europei l'allocazione di 4 milioni di lavatrici per il mercato EMEA. Lo stabilimento di Napoli, pluripremiato dalla stessa azienda per qualità e automazione, anche in quanto nativo della piattaforma Omnia, su cui si svilupperà la produzione di queste lavatrici, andrebbe a break-even, cioè in pareggio tra costi e ricavi, come dichiarato dalla stessa Whirlpool, con 600.000 lavatrici. A metà luglio la Whirlpool, malgrado questo scenario di riferimento, ha aperto la procedura di licenziamento collettivo, secondo la legge 223 del 91, in tutti gli incontri ha ribadito, senza motivazioni diverse dalle precedenti, di voler chiudere lo stabilimento. Le organizzazioni sindacali hanno ritenuto tale procedura illegittima perché in violazione di accordi sindacali e immotivata alla luce di un'attività in evidente ripresa dell'azienda, impugnando la procedura ex articolo 28 della legge 300 del 70 dinanzi al Tribunale di Napoli, dove si è tenuta la prima udienza il 22 ottobre, aggiornata al 27 ottobre prossimo. Preso atto che il Governo, di fronte alla totale chiusura di Whirlpool, a qualsiasi altra soluzione, ha proposto alle organizzazioni sindacali un'ipotesi di reindustrializzazione del sito di Via Argine con un consorzio sulla mobilità sostenibile, in grado di assorbire tutti i lavoratori e garantendo la continuità lavorativa con fondi a valere sul PNRR e l'ingresso di Invitalia nella compagine societaria. Le organizzazioni sindacali hanno accettato il confronto senza pregiudiziali, a condizione che la soluzione sia uguale o superiore alla Whirlpool. Inoltre hanno richiesto di conoscere i soggetti e il piano industriale in tempi celeri e preventivamente al passaggio dei lavoratori, già a partire dall'incontro fissato con il Governo per il 25 di ottobre, a cui parteciperanno i ministri Giorgetti e Orlando e la vice ministro Todde, e dove saranno illustrati il percorso e lo strumento tecnico in grado di garantire continuità occupazionale ai lavoratori della Whirlpool. L'atteggiamento dell'azienda, che insiste nel voler licenziare i lavoratori nonostante l'avvertenza sia un passo dalla risoluzione, è inspiegabile e ravvisa un accanimento nei confronti dei lavoratori di Napoli, stanti agli accordi presenti in Campania, che la impegnano ad accompagnare l'attuazione della riconversione tenendo in carico fino ad assorbimento i lavoratori di Caserta, che nel nuovo soggetto individuato nel vecchio accordo del 2015. E tutto ciò nonostante più volte avesse dichiarato al tavolo ministeriale di essere disponibile a cedere gli asset e ad accompagnare la transizione dei lavoratori da Whirlpool a nuovo soggetto. Negli ultimi incontri il Consorzio ha anticipato i tempi garantendo la messa a punto e la presentazione del piano industriale entro il 15 di dicembre, condizione propedeutica per le organizzazioni sindacali per esprimere un giudizio, permettendo il passaggio entro tale data dei lavoratori. E dunque continua pertanto incessantemente il confronto con il consorzio per la verifica degli asset di Whirlpool e la compatibilità degli impianti con le nuove produzioni, tema oggetto dell'ultimo incontro tenutosi al MISE il 25 ultimo scorso.
Premesso tutto ciò, il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale a supportare la vertenza e a garantire il massimo sostegno attraverso l'individuazione di strumenti e azioni idonee al fine di agevolare il passaggio dei lavoratori nel nuovo soggetto e a vigilare sull'esito positivo della vicenda industriale. Prego. Sì, Presidente, grazie. Solo per dire che abbiamo condiviso con determinazione questo ordine del giorno perché alla luce del momento delicato che sta attraversando questa vertenza è fondamentale che anche la Regione Campania accompagni e spinga verso questo processo di reindustrializzazione. L'attenzione verso questa vertenza che rappresenta un po' l'emblema del fatto che ci siano aziende che negli anni si sono insediate sul territorio, hanno firmato accordi, hanno diciamo preso anche fondi pubblici, agevolazioni, e poi senza una logica decidano di andare via, è una cosa che ci deve far riflettere. Oggi pomeriggio ci sarà allo stabilimento il viceministro Todde, questo anche per dimostrare come si sta lavorando e la sensibilità che il governo sta diciamo palesando rispetto alla voglia e all'impegno di risolvere questa vertenza. E poi dico anche una cosa, la Regione Campania e anche il governo in discussione anche a livello centrale deve dotarsi nei prossimi mesi di strumenti normativi che possano veramente creare un argine a questo fenomeno che ha portato e sta portando a una desertificazione del territorio. Se le istituzioni da un lato devono aiutare gli imprenditori e le imprese che vogliono fare sviluppo, questo è un bene, ma dall'altro canto però bisogna avere dei paletti che possano andare a garantire che si rispettino quei patti firmati all'inizio. Quindi accolgo con grande favore l'ordine del giorno e staremo a vedere nei prossimi giorni cosa accadrà. Grazie. Pongo a votazione l'ordine del giorno così come è illustrato dalla RAI. Chi è a favore, chi è contrario, il Consiglio regionale all'unanimità approva. La seduta è tolta, ci vediamo alle 13:30.